Buongiorno a Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partner. Buongiorno e grazie per essere qui con noi di Wall Street Italia. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a voi. Grazie. Allora, Gentili, facciamo una chiacchierata su quello che sta succedendo attorno a noi, perché voi con la vostra struttura siete abituati a gestire masse di risparmio e di investimenti importanti. Allora potremmo cominciare a chiederle come vive questo momento. Noi stiamo vivendo una sincronia molto forte tra i dati macroeconomici che ci indicano una situazione di crisi molto profonda dei sistemi economici non solo italiani ma internazionali e dall'altro una risposta dei mercati che sembra disinteressarsi stranamente di dati che in altre occasioni avrebbero fatto precipitare i mercati di parecchi punti. Ecco, come lo sta vivendo lei questo momento? Beh, ovviamente con le preoccupazioni anche drammatiche del caso che questa situazione richiede. Sul fatto dei dati macroeconomici, diciamo, adesso vengono acquisiti con un po' più, diciamo, di freddezza dal mercato, perché escono adesso dati che avevamo immaginato, che il mercato ha immaginato da subito, dopo che sono stati proclamati i blocchi di ogni tipo di attività economica. Direi nella stragrande maggioranza dei paesi occidentali, è evidente che i dati macroeconomici dei mesi successivi non potevano che essere, diciamo, catastrofici. Quello che il mercato sta apprezzando, mi sembra che sia alcune cose. Uno, i governi locali, bene o male, hanno fatto una buona parte di quello che ci si aspettava, mettendo in gioco un forte intervento pubblico. Direi che le autorità monetarie hanno fatto la loro parte, in primis la BCE e evidentemente altrettanto la Fed. Questa volta mi sembra che anche l'Europa abbia risposto con una rapidità sorprendente rispetto ad altri momenti di crisi globale, come per esempio nel 2011, ed ha risposto bene, ha risposto in maniera, diciamo, rapida e in maniera sostanziale, perché il piano che è stato messo in gioco dall'Unione Europea è un piano importantissimo che dà ossigeno e che aiuta anche i conti pubblici dell'Italia. Per Ecco, parlare del nostro paese. la rapidità è stata un po' il segno di questo periodo, la velocità con cui si è frantumato tutto un fronte che sembrava ben costituito, se pensiamo a quanto tempo, in quanti pochi giorni siamo passati dalla massima occupazione negli Stati Uniti alla massima disoccupazione, ci confrontiamo con un mondo velocissimo, ma anche, come giustamente diceva lei, le risposte delle istituzioni finanziarie sono state straordinariamente veloci. Immagino quello che è successo con la Fed negli Stati Uniti e dopo qualche impasse anche in Europa la risposta è stata immediata, a differenza per esempio del 2008 quando addirittura Trichet alzò i tassi, no? Si ricorda in Europa. Questo ha determinato proprio una situazione di confronto diversissimo sui mercati, tant'è che la battuta di Powell della settimana scorsa è stata: non mettetevi contro di me perché farò qualunque cosa per evitare che i mercati vadano male o che ci sia una situazione di crisi. Questo a voi gestori cosa comporta? Beh, comporta provare a immaginare come sarà questa ripresa dopo questo grande crollo dei GDP e quindi questo blocco delle economie. Mi sembra che il mercato stia scommettendo per una ripresa abbastanza rapida, con tutti i caveat del caso che poi possiamo vedere. Mi sembra che il mercato stia scommettendo su una ripresa relativamente rapida e quindi per un 2021, diciamo, comparabile al 2019 sostanzialmente. Questo è un po' il punto, da un punto di vista di proprio strettamente delle metriche di mercato. Si dà un po' per perso il 2020, quindi primi mesi pessimi, probabilmente la seconda metà sarà di forte recupero, ma che compenserà solo, speriamo in tutto o forse in parte, la discesa dei primi 6 mesi, ma diciamo con un 2021 che ci riporterà sui livelli e speriamo anche un po' sopra i livelli del 2019.
Quindi i mercati la stanno vivendo così. Poi all'interno ci sono dei movimenti, delle rotazioni forti, e questo è il punto, diciamo, cruciale che fa il mio lavoro, che, diciamo, con molta consapevolezza e voglio dire anche modestia, secondo me noi ci dobbiamo concentrare più che sulla nuova Amazon, che io non ho la presunzione né le aspettative di trovare. Dobbiamo cercare di evitare il cosiddetto fallen angels, no? Che adesso c'è questa espressione che torna un po' di moda, e quindi degli angeli cadenti, cioè delle grandi corporations americane, ma non solo, che tutti noi avevamo nel nostro immaginario collettivo considerate come ancore di salvezza o comunque dei pilastri irrinunciabili, e che invece magari rischiano di essere dei giganti dei piedi d'argilla, perché ci sono delle trasformazioni forti, rapidissime nel sistema economico, nel sistema capitalistico di questi anni e di questi mesi in particolare, che questa crisi, come tutte, ha spinto rapidamente, no? verso i cambiamenti. Quindi ogni crisi accelera, diciamo, la fine di chi non aveva una stabilità, non aveva i piedi sufficientemente forti, e accelera il successo di chi era posizionato nella maniera corretta. Quindi bene Amazon e magari male alcune catene commerciali di retail che vediamo tristemente chiudere. Però il nostro lavoro è quello, forse, di più che altro di evitare il grande nome che poi invece finisce nella polvere, come sta succedendo ad alcuni grandi nomi, in particolare in America, ma ahimè non sarà solo America. La nuova Amazon, diciamo, con modestia, ma è così, non la troverò io, non la troveremo noi gestori. No, Amazon troverà qualche gestore di venture capital che dopo uno, due, tre round di finanziamento ce la porterà sul mercato. La compreremo anche noi per i nostri risparmiatori, a cui siamo sempre molto grati per la fiducia che ci danno. Ma oggi la mia prima domanda la mattina quando mi sveglio è evitare di, evidentemente, di inciampare in un fallen angel che sta cadendo, insomma. Vedere una grafica che inquadra una piattaforma come quella che stiamo utilizzando, senza fare nomi e cognomi, e che vale di colpo più di 7 compagnie aeree americane, è un effetto visivo impressionante. Passare da 10 milioni di utenti a 300 milioni nel giro di 3 mesi, oppure vedere i cartelloni digitali in uno stadio di Rotterdam, in cui invece dei tifosi sullo stadio vediamo dei tifosi in collegamento attraverso una chat box, un'immagine come questa. È una cosa nuova, però ci fa capire, come giustamente diceva lei, quanta velocità ci può essere nei cambiamenti. Sì, sì, è una velocità impressionante, che forse senza questo maledetto Covid ci sarebbe stata comunque, ma con molta più lentezza. Ma questo ha spinto e spinge in questa direzione, e si porterà dietro, dico delle grosse banalità, ahimè, ma si porterà dietro delle grandi trasformazioni. Mi sembra che entrambi non siamo in ufficio in questo momento, e probabilmente questo è un pezzo, diciamo, di novità che rimarrà. E su questo dobbiamo riflettere, appunto. Da qui verranno sia le trasformazioni, ossia le trasformazioni in negativo, che è nostro compito di gestori cercare possibilmente di evitare, quindi evitare i cosiddetti fallen angels. Voi come gestori vi siete sempre concentrati con la vostra attività su grossi patrimoni, famiglie importanti. Ecco, come si fa a proteggere prima di tutto, oltre che a dare valore a questo tipo di patrimoni? Ma innanzitutto ci vuole coerenza, diciamo. Io ho imparato questo in questi 30 anni di esperienza: non bisogna mai derogare alle regole che ci si danno. Noi come Nextam Partners siamo nati una trentina d'anni fa come gestori, diciamo, che applicavano solo l'analisi fondamentale. Questo è quello che facciamo, e ho imparato che a quella non si deve mai derogare, qualunque sia la regola, qualunque sia lo stile, qualunque sia, ma diciamo ci vuole coerenza. Molta coerenza e consistenza e disciplina, applicare le regole che ci si è autodati, perché noi abbiamo deciso di fare analisi fondamentale, potevamo decidere di fare analisi macroeconomica, sarebbe stato uguale, diciamo, la mia risposta. Cioè ci vuole coerenza e consistenza, non derogare mai, neanche soprattutto nei momenti
di grande crisi come sono quelli che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando in questi mesi. Quindi quello ci porta alla protezione del capitale. Noi come team di gestione siamo insieme da 30 anni, 20 come Nextam Partners, siamo degli analisti, dei gestori che si basano sull'analisi fondamentale, quindi a quella dobbiamo stare e da quella non dobbiamo mai derogare, soprattutto nei momenti di grande crisi, nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui non si vede a un palmo dal naso perché la situazione è disastrosa, come lo è stata a marzo di quest'anno, come lo è stata nel 2011, come lo è stata nel 2008 e così via. Io ho sentito commenti catastrofici in questi mesi di clienti, di imprenditori, di capitani d'industria, di finanzieri, di diciamo, persone con cui parlo, perché si sono lasciati prendere dall'emotività, perché l'emotività ha prevalso, perché purtroppo la situazione con le persone decedute, 33.000 persone decedute nel nostro paese e tutti quegli altri, chiaramente portava l'emotività. Però diciamo, facendo questo mestiere non bisogna derogare. Noi non abbiamo derogato neanche in questi mesi, per cui il portafoglio è rimasto sostanzialmente intatto, sostanzialmente lo stesso, proprio perché avevamo applicato e continuiamo a applicare i principi dell'analisi fondamentale. Se avevo una buona società in portafoglio a gennaio, quella buona società deve avere, e se ce l'ho è perché ho analizzato 2-3 cicli economici precedenti, deve avere le capacità per affrontare sia le fasi espansive sia le fasi recessive del ciclo economico e che ogni ciclo economico inevitabilmente comporta. Quindi una società è buona, una società è di qualità perché ha capacità di espansione quando le cose vanno bene e ha capacità di sopportare, di resistere quando le cose vanno male e magari di conquistare nuove quote di mercato quando le cose vanno male. C'erano e ci sono in questa fase nuova e così sorprendente, scioccante, i cosiddetti fallen angels. Certo che c'è Boeing o che ci saranno le catene commerciali o le catene alberghiere che avranno difficoltà, su quelle bisognerà ragionare, noi non ne abbiamo in portafoglio, però diciamo la qualità rimane intatta nel bello e nel cattivo tempo. Quindi la protezione dei portafogli avviene così, tenendo la barra dritta soprattutto nei momenti di difficoltà. In tutto questo contesto è importante non solo chi gestisce, ma anche come ci si affianca poi alla clientela, perché l'emotività è in qualche modo presa per mano anche dalle formule di advisory con cui vengono seguite le famiglie, i clienti, le persone che hanno patrimoni, no? Assolutamente, noi in questo diciamo sia diciamo nella fase precedente, cioè nei 20 anni di Nextam Partners, prima versione, sia in Nextam Partners adesso come struttura appartenente al gruppo Banca Generali, abbiamo sempre avuto un numero limitato di clienti importanti, ma pochi, poche decine, poche centinaia, direi, e resta così anche nella nuova fase con Banca Generali, sono pochi clienti, molto importanti, che ci vengono affidati. Quindi con quelli c'è un rapporto, diciamo, di lunga data per i precedenti, un rapporto nuovo, ma diretto, costante per i nuovi, per cui diciamo c'è comunicazione, cerchiamo, il nostro compito fare un po', una parola che in certi casi fa innervosire, ma dobbiamo fare educazione, dobbiamo educare il cliente a guardare avanti. Io dico sempre, il mondo è sempre andato avanti, il mondo non è mai andato indietro, salvo un mese, 3 mesi, 6 mesi, un anno, ma alla lunga, se lo guardiamo con prospettiva di medio-lungo termine, il mondo cresce, il mondo va avanti. Dobbiamo diciamo gestire il proprio denaro, il proprio risparmio con questa consapevolezza, che il mondo cresce, il mondo va avanti, ha una forza positiva intrinseca per cui va avanti. Certo dobbiamo scegliere le società migliori, certo dobbiamo evitare le trappole che tutti i giorni si parano davanti, però diciamo alla fine, ripeto, se uno ha fatto bene il proprio mestiere, una buona società, mettiamoci dalla parte dell'imprenditore, l'imprenditore che ha creato una buona società non è che la vende tutti i giorni o ogni settimana, perché dovrei farlo io?
e io cerco di capire qual è il migliore imprenditore, qual è la migliore società, e mi siedo accanto a lui e l'accompagno, se possibile, in nome e per conto dei miei clienti. Mi sembra veramente che il termine coerenza sia l'essenza di fondo di tutto quello che ci sta raccontando, perché poi effettivamente è importante far capire che se esistono degli investimenti non vengono smontati dopo 3 minuti, così come fa l'imprenditore sulla propria azienda. Se pensa che c'è un momento di difficoltà, magari si reinventa qualcosa di nuovo e di migliore per il successivo ciclo produttivo. Ha accennato tra le righe, anche se ormai è noto a tutti, la nuova collaborazione con Banca Generali. Come nasce? È una collaborazione che è cresciuta nel tempo fino a diventare ormai organica, e soprattutto quali sono gli obiettivi che di comune accordo vi state portando, avete deciso di porvi nella gestione proprio di questo rapporto fra voi e Banca Generali? Ma Next Ampane è un piccolo gruppo molto, molto ben strutturato, molto strutturato, molto articolato. Noi abbiamo una società a Londra che fa gestione advisory, abbiamo una SIM in Italia che fa advisory, abbiamo un SGR che fa gestione, e questo, diciamo, fa di Next Ampane un microbo, però è un piccolo gruppo, è un gruppo, si chiama tecnicamente gruppo di SIM, cioè vuol dire che noi, per quanto piccoli, ma facevamo tutto, cioè advisory, gestione di fondi, gestione di SICAV, eccetera, eccetera. Quindi eravamo un gruppo strutturato, e a un certo punto questi gruppi, o per crescere, o fanno acquisizioni, o continuano a crescere per, diciamo, vie interne, ma quelle penso che le avevamo espletate tutte, oppure si cresce, diciamo, per vie esterne, nel senso si pensa a delle collaborazioni con gruppi più grandi che possano dare ossigeno alla struttura. E tra le, diciamo, 3 vie abbiamo scelto questa, cioè di vendere il 100% a Banca Generali, anche se poi ci sono piani per continuare l'attività di advisory dove io rimarrò come, diciamo, imprenditore, ma, diciamo, la parte di gestione è stata ceduta a Banca Generali perché crediamo che lascerà, diciamo, il team di gestione indipendente rispetto al gruppo e consentirà, diciamo, di aggiungere quelle energie che un gruppo come il nostro a un certo punto aveva bisogno, quindi fare un salto di qualità. Noi quando abbiamo venduto avevamo circa 1,2 miliardi, 1,3 miliardi di asset under management. Io credo che sia necessario oggi, peraltro con i costi crescenti sia da sopra, dall'alto della MiFID, dal basso i costi della nuova maggiore regolamentazione, giustamente, che le nostre autorità di controllo, Consob e Banca d'Italia, stanno implementando, eravamo, diciamo, compressi in termini reddituali, e quindi io credo che i gruppi oggi debbano avere fra i 4-5 miliardi di euro per avere una buona struttura, una buona profittabilità, una buona stabilità. Noi eravamo 1,3 miliardi circa, per cui dovevamo fare un salto di qualità. O lo facevamo con un'acquisizione o ci facevamo acquisire per arrivare là. Questa è la logica di quello che abbiamo fatto. Alla banca serviva un team nuovo per, diciamo, fare analisi fondamentale, proporre questo stile di investimento, mi permetto di dire, molto sano, molto solido alla propria clientela, e così è nata l'operazione. Ecco, la scelta dei Generali è una scelta che è in linea anche con la filosofia che già Banca Generali sta portando avanti nel rapporto di qualità con la clientela, anche di un certo tipo di clientela nella gestione del patrimonio. Sì, perché la banca ha acquisito il nostro stile di investimento, ci ha chiesto di fare, noi già in questo momento stiamo gestendo ormai da tempo delle linee di gestione patrimoniali per la banca, definite, diciamo, di comune accordo, e sono quelle che Next Ampane ha sempre gestito di fatto. Quindi abbiamo innestato sull'asset manager della banca le nostre competenze e il nostro stile di investimento, e quello che abbiamo fatto in Next lo stiamo facendo per la clientela più importante di Banca Generali. Voi siete entrati praticamente a tutti gli effetti organicamente nella struttura di Banca Generali proprio nel momento peggiore che potesse arrivare, perché è stato tutto
quantificato a febbraio, quindi operativamente vi siete ritrovati nel mese del crollo, fondamentalmente parlando. E sotto certi punti di vista può essere anche un vantaggio, perché uno comincia a comprare a prezzi più bassi, però battute a parte, è stata una scommessa nella scommessa, anche con il timing, no? Sì, no, in realtà, diciamo, contrattualmente il contratto, il cosiddetto closing, è stato fatto il 25 luglio dello scorso anno. Sì, poi i tempi, diciamo, per l'istruttoria, eccetera, sono abbastanza lunghi, è una procedura complessa, quindi diciamo che poi di fatto l'integrazione vera e propria sta avvenendo proprio adesso, giustamente come diceva lei, sta avvenendo adesso. Ed è un momento molto stimolante, non posso dire che questo è un momento molto stimolante, ed è importante anche che avvenga adesso, proprio perché ci consente di dare una mano in un momento di grande difficoltà, in un momento di smarrimento, insomma. Quindi meglio che avvenga adesso che avvenga in un momento in cui col vento in poppa tutto è facile, insomma, ecco, dopo diventa troppo banale. A noi le cose banali non ci sono mai piaciute. Per la serie, quando i duri devono uscire, è il momento che arrivino, no? a fare la propria parte. Gentili, chiudiamo con un aspetto. Io racconto, sto scrivendo tantissimo in questo periodo, che il nostro paese, faccio riferimento all'Italia, deve uscire un po' dall'impasse del debito e deve cominciare a ragionare un pochino più verso gli investimenti e verso la crescita. Si può cambiare un po' la cultura di questo paese e cominciare a capire che forse non è solo di BTP e titoli di Stato che si vive? È assolutamente così. Dobbiamo veramente pensare a stimolare, a spingere il risparmio più che verso il debito, verso gli investimenti, diciamo, di capitale, verso investimenti che creano produttività e che creano profittabilità. Ce n'è molto bisogno nel nostro paese. I segnali sono piuttosto scarsi, sono abbastanza, insomma, anche diciamo, in questi mesi abbiamo visto segnali anche da un punto di vista politico un po' incerti da tante parti. Si pensa sempre a stimolare, a proteggere, a tutelare l'investimento sul debito pubblico, ma questo paese ha bisogno di tutt'altro. Questo paese ha bisogno di investimenti sulla parte produttiva, e quella è quella che dobbiamo aiutare, è quella che dobbiamo rafforzare. Se rafforziamo quella, scende anche il debito pubblico di conseguenza, perché quantomeno aumenta il PIL, no? Se non scende il debito pubblico, quantomeno aumenta il PIL, e quindi alla fine il vantaggio è la cosa sana. È la cosa sana, è la cosa indolore, perché per tagliare il debito pubblico a qualcuno bisogna far male. Quindi se vogliamo ridurre il rapporto debito-PIL è molto meglio far crescere il PIL. Soprattutto quando il PIL cresce vuol dire che qualcuno ha guadagnato e vuol dire che qualcuno pagherà anche delle tasse, si spera. E quindi riduce il debito. Cioè è veramente una catena benefica, no? Una catena... Che andrebbe stimolata, e purtroppo si tende sempre a pensare a stimolare il debito e non l'investimento nel capitale di rischio. Ma lei giustamente ha detto tante volte: siete costretti, tra virgolette, a fare anche educazione nei confronti della vostra clientela, e questo è sicuramente un altro vantaggio nell'affidarsi a dei professionisti, perché poi la cultura cresce attraverso anche la gestione degli investimenti stessi. Sì, perché di fatto non c'è uno strano luogo comune, uno strano immaginario collettivo che pensa che il nostro mestiere sia fatto di gente che sta davanti a uno schermo dalla mattina alla sera, come si dice, diciamo, brutalmente nel nostro gergo, a tradare, cioè a comprare. Ma io lo schermo l'accendo la mattina e l'accendo la sera prima di andare via, per vedere cos'è successo, soprattutto per non farmi cogliere in castagna, che magari è successo qualcosa e non me ne sono accorto. Ma se io passassi il tempo a guardare lo schermo, perderei soldi. Ma non è così che si guadagna studiando le società, leggendo i bilanci, parlando con gli analisti. Quindi bisogna educare la clientela, perché la clientela pensa che si guadagni
a comprare e vendere. A comprare e vendere si perdono denari e basta, guadagna l'intermediario, ma non guadagna mica il cliente, non si guadagna mica il proprio conto. Si guadagna se si è capito qual è la storia giusta, qual è l'azienda giusta, la si tiene per tanti anni insieme all'imprenditore che l'ha creata o che la sta gestendo. A comprare e vendere si fa solo il favore del trader o del broker di quel momento, ma non si fa nessun bene al nostro portafoglio. Quindi dobbiamo educare clienti che cercano sempre di, no, l'occasione, l'idea migliore, l'opportunità, ma non è così, non ci sono scorciatoie, non esistono scorciatoie per guadagnare. Per guadagnare servono poche, buone aziende tenute per tanto tempo. Arrivederci, in bocca al lupo per tutti. Grazie a voi. Grazie.